Questa qui è la parte terminale della mostra, cervello del futuro. Facciamo l'ipotesi di ipocampo artificiale, di ripristinare in memoria, senti, le persone hanno preso la loro super memoria. A sua volta il computer deve decidere come captare e interpretare. Possiamo collegare un computer che è il nostro cervello, perché i neuroni mi carica direttamente con un computer al momento che entrambi inviano gli impulsi elettrici, alcuni dei tipi benici sfruttano queste connessioni sono in corso in lungo numero efficiente interfaccia cervello-computer. Puoi fare il linguaggio, la possibilità con la... Stavo pensando di poter muovere anche degli arti, un ruolo di Albany in New York. Piani cerebrali come questo sono utilizzati per monitorare, per qualunque condizione, sono fino alla crisi epilettica. Questi dispositivi consentono persino ai dottori di codificare parole che i soggetti del testo non stanno solo pensando. Si ritrova di venire collocato sulla superficie della cortice, contatto diretto con i neuroni, ma abbastanza vicino a misurare i segnali. Non è più pensato di sfruttare le elettrodi, permettendo di acquisire più informazioni. Poi gli elettrodi possono avere informazioni dentro il cervello, oltre che fuori. Questa persona potrebbe aver cominciato a vedere immagini dal computer, si manda direttamente alla cortice visiva senza passare per gli occhi. Le camere adesso sono gli elettrodi, calmi, ti vedrete la corte di geografia e le camere adesso sono le immagini tramite il nostro cervello, siano qui le presenti ciechi, con quei calmi che viene si troncia il cervello, non li vedono il cervello, percepisce questo segnale come immagino, spesso dall'occhio sano, quindi non va a comunicare tanto cavo che c'è sul cervello in computer, pensando normalmente che di spostare un cursore sullo schermo di un computer, usare dispositivi meccanici come la sedia della testa, potrebbe per un giorno poterlo con elettronica. Per la telecamera viene ascolto per gli occhiali da sole, si sente bene scrivere, stimola i neuroni, la retina che passa in segnale al cervello attraverso il nervo ottico. Il circuito segnala una serie di elettrodi posizionati direttamente sulla retina, rinviene in modalità wireless, segnali elettronici e un circuito posizionato dentro la testa, la visione, dove c'è chi indossa gli occhiali che risultano wireless dall'immagine sulla retina. Sta valutando il cervello, sono risolvete più di relazioni con la simulazione del cervello profonda, disturbo ossessivo compulsivo per l'alimentare, se compulsivo di questa dipendenza, di depressione, fornice, di alzamata, se la sinistra di tutto retto, ora cronica, dopo la cefalea, però proprio per aspettare una microformata di Parkinson, se compulsivo quello che non può avere le turette. Il cervello e che i capelli trasmettono un trinco nelle profondità con le batterie impiantate nel petto ma da potersi normalmente la croce cervella. Quindi se non c'è la sette di venire la trena elettrica di cervello può dedicarsi se non si rimane in casa non abbiamo più bisogno di croce cervello se un campo di compresa di rapide corrente di fuori per tanto c'è ora conosciuto come simulazione mentica transcranica e non si crede più sull'ultimo. Questa è la mostra del
Questa corteccia che si trova dietro la fronte
va ad agire anche su molte altre funzioni del cervello. Potrebbe essere questa la ragione per cui gli esseri umani, a differenza degli altri animali, hanno una grande capacità di immaginare. Ma cosa dentro proprio con questo dispositivo del nostro cervello, molteplici informazioni visive che nella forma dell'immagine che vediamo. Per assicurarsi di aver ben impressi nella mente altri immagini. Le ali dei suoi gambi basali, delle linee di angolazione diverse, dei colori, di cui c'è una figura, la seconda, ricordate come avete imparato ad allacciare le scarpe? All'inizio era difficile, poi è diventato automatico. Questo perché, dopo essere esercitati varie volte, la memoria procedurale del come ci si allaccia le scarpe è stata immagazzinata nei gangli basali. Ora non dovete più pensare a come si allacciano, lo fate e basta. Questo qui vuol dire, secondo i vari movimenti, le variazioni del cervello che sono via via interessati. Lia ce l'ha fatta. È stata l'esibizione migliore della sua vita. È così contenta della sua performance che se ne ricorderà per molto, moltissimo tempo. L'ippocampo di Lia, una parte del suo sistema limbico, permetterà questo ricordo di essere immagazzinato a medio e lungo termine in un'area del cervello che era attiva durante l'audizione. Ripetere un'attività con costanza contribuisce a creare delle vie più efficienti per i nostri neuroni e ricordi più vivi, portandoci a performance migliori. Il cervello, circolare di 100.000 di neuroni nel cervello, insieme ad altri 10.000, in un singolo cervello può avere almeno 100 trilioni di connessioni. Della Pedagogia di Milano.
si può fotografare solo quella pila lì? Sì, la mostra. Aspettavo con mostra del... vestito del... edizione codice. E c'è anche una versione per bambini. Poi anche di segnalabile i libri della, del De Bono, qua sono i nostri. I libri di De Bono, dove sono quei libri di De Bono belli chiari che erano? Vabbè.
Rodin, volto 900, Pollock, irascibili, razza reale. Qui c'è un po' di storia della razza reale. Le varie mappe degli edifici. Questo invece è il cortile interno, è stato sepolto un tantissimo tempo. Questa invece è l'uscita del retro. Poi di Cartimo Tal, potrebbero una figotta, c'è una stessa zona, topo anonimo, di Gesù di Chiesa Palatina, estremamente connessa del palazzo, l'edificio della Navata, unico una abitazione di Navata, per essere presente in un palazzo che ognuno invece venisse compagno, trovava l'incontro impostato di pietra, prova del corso di bombardi, e stato preso per guardare. Questo invece è il giacchetto della Arcea Scovale, queste invece sono le antiche scuderie di arcivescovile, ora adibite a un centro congressi. Ora mi scrivete la scuola di New York. È aperto fino a 6 febbraio 2014 nell'ambito dell'autocorretto autunno americano. Di San Fedele, Giovanni, centro San Fedele, Belli Murito, centro San Fedele, e invece dietro il palazzo comunale.
No, perché non è un libro recentissimo. Grazie. Magari se mi trovate anche qualche immagine a colori non guastava, no? E poi appunto, almeno quell'articolo che ho pubblicato su Scientific American, che è molto breve, molto chiaro, che indica gli occhi come funziona, che a secondo delle linee, a secondo che orientamento hanno, attivano dei neuroni anziché altri, e con dei neuroni che magari sono in forma un'area eccitatoria con un'area inibitoria circolare o viceversa. Va bene, io la ringrazio, la saluto, buongiorno. Qui ho fatto la mia... Quello dicevo dei quadricicli, si dice che si può incidere in disposizione di cittadini mentre si sono indicati di casamento e si sono preso in questo momento un bloccato anche la possibilità di essere metropolitana di avere una visiva che si chiama le informazioni www.sharing.it per fare tutto il mio ufficio di quantità per alcuni di Milano messo la vittoria di tornare a navigare con il sito. Merco per il servizio di cittadino con un sito che era un sito che lavora nelle aree della città. Per maggiori informazioni, http://www.fi.it/. Arrivano per la salute, per sapere che sono quelli più impiegati in questo, bisogna ricaricare un po' la lavorazione media, ricaricare le tecnologie, si sono nate le ricaricare per il servizio, e con la velocità, scendere, tutti i progetti, tutti i. Quindi torniamo.
verso il centro. Quindi vi saluto.